È la prova generale della giostra numero 135, il programma domenica prossima. Si corre per ricordare la figura di Guido Raffaelli, capitano plurivittorioso di Porta Crucifera, tutti conosciuto come Ciuffino, anche il capitano più vittorioso della giostra con 14 lance vinte insieme al quartiere rossoverde, per il quale ha rivestito questo ruolo tra il 1971 e il 2000. Tutto pronto allora per Saverio Montini. È partito subito Saverio. Bella carriera, molto lineare, e un 4 vicino al 5, bellissimo, ma veramente una bella carriera, complimenti. Complimenti veramente Saverio, bravo. Ha marcato punti 4. 4, confermato. Davvero ottima la carriera. Sì, tutti contenti. È partito Andrea Bennati. Fatti correzione. È un 4 vicino al 5 da qui. Vediamo. Ha strappato il cartellone sul 5. Si è visto poco da qui, dai. Potrebbe anche essere. Sì, potrebbe anche essere, però è partito laterale, secondo me. Vediamo. Ha marcato. Punti. 5. Il timbro di Porta Santo Spirito è quello. È quello, bravissimo Bennati, come abbiamo detto, puntava al 5, ci è riuscito. Partito comunque Davide Parzi, rapidissimo. Carriera regolare, molto veloce. Ed è un 5! Ed è un 5 pieno. Grande Davide, bellissimo. Momento bellissimo di Davide Parzi perché... grande carriera. Ma bellissimo, un 5 veramente senza dubbi. 5! E allora è parità con Santo Spirito. È partito Lorenzo Vanneschi. Partito di galoppo destro. Lorenzo, vediamo un po' se ci riesce. Forse ce l'ha fatta. Forse ce l'ha fatta. Da qui non l'abbiamo visto, sembrava poco macchiato l'inchiostro. Sì, però sembrava nel punto giusto. Nel punto giusto, sì. Sarebbe il terzo 5 per lui consecutivo. Sarebbe una conferma importante. Ha marcato punti 5 anche per lui, 5 anche per Lorenzo Vanneschi. È una prova generale di altissimo livello, grandissimo, bellissimo, e sono contento per lui. Partito Francesco Rossi. Carriera regolare, molto regolare, leggermente larga, vediamo un po'. Ai. No. Un 3 molto largo, sì. Era all'ultimo, avrebbe avuto qualche problema, si è allargato il cavallo, era molto largo. Dunque Porta Sant'Andrea esce dalla corsa di questa prova generale numero 135. Ha marcato punti 3, quindi chiude a 7 Porta Sant'Andrea. Sì. Ci siamo, partito Elia Pineschi. Quattro per lui. Quattro pulito. Tra il numero romano e il 5. Ha marcato punti 4. 4, Santo Spirito sale a 9. Ad Alberto Gauco è partito. Benissimo, la carriera è partita benissimo, lineare. Può fare quello che vuole ad Alberto, vediamo. Ed è un 5. Sembra un 5. È un bellissimo 5 netto per lui. 5 secco, 5 netto per Adalberto Gauco. Ha marcato punti 5, confermato. 10 per Porta del Foro. È partito Jacopo Francoia, dentro o fuori? Partito, vediamo un po' la carriera lineare. Bella, no, 4, e allora Porta del Foro vince ancora la prova generale, la quarta delle ultime 5 edizioni. Cosa vuol dire Carlo? Vuol dire che devono riuscire a star calmi questo gruppo, perché stanno lavorando bene, dai, questi sono fatti. Non è facile vincere come dicevamo, ma stanno lavorando molto bene, quindi devono solo tenere duro e credere nel lavoro, nella forza del progetto, come diceva un grande amico. E solo questo li porterà di sicuro presto a una vittoria. Allora Porta del Foro si aggiudica la prova generale
dedicata a Guido Raffaelli, il popolare ciuffino. Porta del Foro trionfa ancora nella prova. Grazie a Carlo Farsetti. Grazie a voi a tutti. È già capitato, sì, altre tre volte l'anno scorso. E è stata una bella prova generale, perché per me, oltre alla prova generale, era anche un esordio di una cavalla che Elettra di 6 anni, che per me è stata una scommessa. Quindi stasera diciamo che ha vinto decisamente la scommessa e sono contentissimo per come è andata e sono contento per l'anno che è andato a finire con questa prova generale. Sì, perché poi a giugno hai fatto il tuo debutto da titolare. A giugno debutto da titolare in giostra, a me reputato un buon esordio, e a settembre con questa prova generale vinta e l'esordio positivissimo di Elettra sono veramente contento. Emozioni indescrivibili, perché Arezzo è una piazza meravigliosa, io penso una delle più belle in tutta Italia sicuramente, e noi che siamo aretini questa la sentiamo in maniera esagerata, ecco, quindi emozioni fortissime. Insomma, siete davvero un ottimo gruppo, perché state facendo vedere delle ottime cose, insomma, tutto fa pensare che poi prima o poi questa cosa si vedrà anche il giorno della giostra. Ma sicuramente, anche perché io so dell'idea che Porta del Foro ha dei giostratori veramente validi e poi siamo un gruppo unito, veramente. Io ringrazio anche Andrea Vernaccini, che mi è stato molto d'aiuto e accanto in questa settimana.